Nel Vangelo di oggi il Signore chiamerà i primi apostoli, i primi discepoli che lo seguiranno. Vedremo Giovanni, Andrea, poi anche Pietro. Ecco, anche noi siamo chiamati in questa Santa Messa a rispondere il nostro sì alla sequela di Gesù. È una parola un po' difficile, la sequela. Cosa vuol dire seguire Gesù? Cosa vuol dire la sequela? Nell'omelia spiegheremo meglio quanto vale questa parola per riscoprire la nostra vocazione, vocazione di un sacerdote, vocazione di un padre, di una madre, di un lavoratore, di un medico, eccetera. Perciò adesso apriamoci alla misericordia di Dio che ieri abbiamo festeggiato in modo particolare e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Tu che sei nostra pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei nostra Pasqua, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei nostra vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca nella vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio che nei sacramenti pasquali guarisci e nutri il tuo popolo, concedigli l'abbondanza del tuo dono perché raggiunga la vera libertà e abbia in cielo la gioia che ora pregusta sulla terra. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedice il Padre. La parola apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, coloro che accolsero la parola di Pietro furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli.
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e spezzando il pane nelle case. Prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. Una cosa ho chiesto al Signore, questa solo io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Nella casa del Signore contempleremo il suo volto. Giovanni stava là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo sul Signore Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Yeah.
scusate per questa interruzione, ma proprio siamo in diretta e può succedere di tutto. Allora, vogliamo subito riprendere la mia predica, anzi la inizio adesso, state tranquilli. Ecco, siamo nel Vangelo di San Giovanni, la chiamata dei primi discepoli di Gesù. Ovviamente, ecco, la Santa Scrittura dice che si tratta di Giovanni ed Andrea, ma poi anche Pietro. Ecco, in quel tempo Giovanni stava là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo sul Signore Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora, il tema è chiarissimo, carissimi, la vocazione, scoprire la propria vocazione, cioè quanto vale la mia vita, che logica ha la mia vita, che chiave di lettura io devo usare per capire che cosa Dio vuole da me. Carissimi, vi spiego subito che per scoprire la tua vocazione devi avere dentro una parola che in qualche modo ti attiva, che ti fa muovere, che in qualche modo ti aiuta a attraversare tutta la tenebra dei tuoi pensieri, delle tue considerazioni. Comunque si tratta di far levitare dentro di te la parola di Dio. Ecco perché vi ho detto, stradetto, leggete sempre la parola di Dio. Allora, i musulmani, ad esempio, chiamano noi cattolici e in generale cristiani gli uomini del libro, capite? Che la Santa Scrittura è questo libro e noi cristiani per loro, per i musulmani, siamo quelli del libro. Invece non è vero, noi non siamo quelli del libro, ma quelli per loro della parola di Dio. Ma che differenza c'è tra il libro e la parola di Dio? Lo sapete o no? Vi spiego subito. Vedete, il libro, la scrittura, è una cosa che è chiusa in un libro, che riguarda il passato, che riguarda qualcosa che è successo. Capite? Ecco, questo è il libro. Invece la parola è una cosa attuale che sta succedendo adesso. Io adesso mi rivolgo a voi le parole e sono attuali, capite? Sono attuali, perciò noi siamo uomini della parola di Dio. Significa che questa parola, quando arriva al tuo cuore, è una parola attuale adesso, che vale per te adesso, che ti strappa il cuore, che ti strappa proprio la tua vita e ti dice che cosa devi fare adesso. E questi proprio quattro discepoli di cui stiamo parlando, perché si parla di due paia di fratelli, cioè Giovanni, Giacomo, Pietro e Andrea, ecco, hanno seguito, hanno letto, possiamo dire, la Santa Scrittura che veniva spiegata a loro dal Battista, da Giovanni Battista. Ma quando hanno incontrato Gesù, hanno incontrato la parola che, ripeto, fa la differenza nella tua vita. Non so se vi è capitato, ecco, di leggere la Santa Scrittura e ti sei incastrato, scusate per questa parola, ecco, in una parola che ti riguarda. E tu dici: è questa, è la mia chiamata, è la mia chiamata. Facciamo un esempio per farvi capire ancora meglio ciò che sto dicendo. Non so se vi ricordate la chiamata di un grande santo del Medioevo, San Francesco d'Assisi. Pensate che lui ha ricevuto, ecco, la parola di Dio, non la Santa Scrittura, ma la parola che ti riguarda, che è attuale per te, che sta avvenendo adesso. E tu ti converti, e la sua parola di conversione era: da oggi e poi ciò che è amaro per te chiamerai dolce, e ciò che è dolce sarà per te amaro. È un pezzo, un brano della Bibbia che lui ha ricevuto e ha
portato questa parola e mentre la ruminava, ecco la parola attuale, come si attua la parola? Pensate che lui galoppava sul cavallo e mentre leggeva nel cuore questa parola vede un lebbroso, ecco, attuazione della situazione. E lui aveva sempre paura, ecco, dei lebbrosi, una paura da morire. E mentre questa parola entra nel suo cuore e lui sta meditando, cavalcando il cavallo, vede, ecco, uscire di fronte a lui questo lebbroso. E lui, ecco, sa che cosa deve fare. Si ferma e questa amarezza, la lebbra, deve diventare in questo momento, che cosa? La dolcezza. Si avvicina e lo bacia. E i santi dicono che lui l'ho baciato sulle labbra, perché all'epoca bacio sulla labbra significava sei alla mia altezza, sei uguale, come si può dire, io non ti dispregio, non ti disprezzo, sei proprio a me, pari a me, possiamo dire, capite? Perciò è una cosa incredibile, pensate che per lui diventa, ecco, una conversione e poi lui andando per le strade della vita farà sempre la stessa cosa. Ciò che sarà per lui amaro, lui trasformerà in dolce, capite? E ciò che sarà dolce, significa mondano, piacevole, per lui sarà amaro. Pensate, ecco, la vocazione, come si svolge la vocazione di questo grande San Francesco. E tornando ai discepoli, cosa succede? Prendiamo ad esempio San Pietro. Pensate che a un certo punto, ecco, Pietro viene chiamato da Gesù e Gesù nel Vangelo di oggi gli dice: Tu sei Simone, figlio di Giovanni, in questo senso Giovanni Battista, ma tu ti chiamerai Cefa, cioè roccia, su questa cefa io costruirò la mia chiesa. Ma per capire come è avvenuta la vocazione, ecco, di San Pietro, vi invito a seguire, ecco, questo passaggio quando Gesù dice a un certo punto sulla riva del lago di Genezaret a Pietro, c'è una folla incredibile e Gesù dice a Pietro: Pietro, mi presti la tua barca perché devo un po' staccarmi dalla riva, perché la folla che mi sta spingendo, e la barca di San Pietro serve da una specie di ambone da cui sta predicando Gesù. Ma la Santa Scrittura dice che Pietro per forza doveva stare su questa barca con Gesù, perciò per forza doveva ascoltare le sue parole, le parole di Gesù. Ma è stata una parola rivolta da parte di Gesù alla folla, di cui faceva parte anche Pietro. Ma a un certo punto Gesù guarda Pietro e dice: ecco la parola. Prima era la Scrittura che Gesù spiegava alla folla, ma poi, ecco, si rivolge personalmente a Pietro e dice: Pietro, non hai pescato nulla, adesso prendi il largo, prendi le tue reti e vai, ecco, a pescare. Era mezzogiorno, solo come santi dicevano, un falegname poteva proporre una cosa del genere a un pescatore, perché ogni pescatore bravo sa che i pesci si pescano quando? Di notte, perché di notte proprio i pesci arrivano sulla superficie, capite? Pensate che è una cosa incredibile, perché le reti all'epoca dei pescatori avevano 1,50 m, capite? È mezzogiorno e Gesù dice a questo grande pescatore, che aveva un consorzio di pescatori perché aveva tante barche: vai al largo con queste reti di 1,50 m, il lago di Genezaret ha 43 metri di profondità, e
tutti sanno che a mezzogiorno i pesci sono proprio nella profondità, è impossibile fare una pesca. E che cosa dice San Pietro? Sulla tua parola lo faccio. È una cosa impossibile, ma sulla tua parola lo faccio. E va e pesca con una enormità di pesci. Perciò si inginocchia davanti al Signore, la Santa Scrittura dice che vuole baciare i suoi piedi e dice: allontanati da me, Signore, perché sono peccatore. E il Signore lo, ecco, rialza, rialza, dicono i santi, e lo bacia. Quando santi dicevano, quando tu, ecco, dici sono peccatore, vuoi baciare Gesù sui piedi, Gesù ti subito rialza e ti bacia, santi dicevano, sulla bocca. Cosa vuol dire? Questa espressione, carissimi, è molto importante, sulla bocca, perché baciare sulla bocca significa adorare. Dal latino, ma anche dal greco, fare l'adorazione significa portare alla bocca. Perciò vedete, quando Pietro si inginocchia perché dice: ma io sono un peccatore, ho visto che cosa hai fatto, che miracolo, allontanati da me perché non sono degno di te, Dio ti rialza subito e dice: ecco, cerca di contemplarmi, di adorarmi. Ma in qualche modo anche Dio, ecco, vuole adorare la nostra vita, cioè contemplarla. Dio adora la nostra vita, cioè contempla la nostra vita. Capite? Ma volevo qua dire una cosa importantissima, perché vedete, prima per Pietro Gesù era un maestro, come dice il Vangelo di oggi, maestro. Ma quando Pietro vede un miracolo che è successo, non dice più: maestro, allontanati da me, ma tu sei mio Signore. Sta professando la fede, tu sei mio Signore. Cosa vuol dire? Che differenza c'è tra il maestro e il Signore? Al Signore si affida la vita, capite? Al maestro no. Tu puoi avere, caro fratello, cara sorella, un sacco di maestri. Il tuo maestro può essere, non so, Platone, Aristotele, può essere qualche pensatore, il tuo maestro può essere uno che, non so, ti aiuta a fare la palestra, il tuo allenatore, e puoi avere tanti maestri, dipende di cosa stai facendo nella tua vita, ma il Signore devi avere solo uno. E per noi questo Signore è Dio, è Gesù, davanti a cui mi inginocchio, e mentre mi inginocchio Lui mi riprende e dice, ecco, mi bacia sulla bocca, dice: ecco, tu sei come me, io ti sto trattando alla pari. Questo è Gesù, capite? State attenti, perché noi pensiamo che Dio è cattivo, che Dio è giudice. Pensate, invece Lui ci porta la bocca e dice: tu sei uguale a me, io mi sono fatto uomo per essere come te, e perché tu diventi come me, capite? Incredibile. Perciò noi a volte stiamo creando queste proiezioni, le nostre proiezioni di Dio, di cui poi abbiamo paura. Prima proiettiamo una immagine, inventiamo una immagine di Dio, e poi abbiamo paura di questa proiezione, capite? Abbiamo, ecco, questa mania di proiettare delle proiezioni che poi ci spaventano. Io sto proiettando, ecco, l'immagine di Dio falsa, immagine di mio marito falsa, di mio vicino, della Chiesa, capite? Che mi travolge. Ecco perché hai bisogno della parola di Dio, non tanto della Scrittura, perché la Scrittura vale per la folla, È un discorso un po', possiamo dire, generale. Invece la parola di Dio è attuale, adesso, capite? Io ad esempio conosco un uomo che si è convertito leggendo un salmo, e non tutto, ma una frase di un salmo. E cosa succede? Che lui fino ad oggi, quando legge questa frase, piange il suo spirito. Ecco la parola attuale. Puoi chiedere sempre questa parola attuale, se tu hai una parola che è tua. Se no, puoi chiedere a Gesù: Signore, io ho bisogno di una parola
che mi aiuterà ad attraversare questo coronavirus, questa situazione che stiamo vivendo, la parola, capite? E io poi, ecco, voglio proclamarti non solo il mio maestro, Signore, ma il mio Signore, cioè affidare la mia vita a te. E come succede? Ecco, ci sono questi tre passaggi, carissimi, che io qua vi lancio. Gesù dice, la prima, vieni, vieni, poi seguimi e ti farò pescatore di uomini. Per venire da Gesù, tu devi lasciare qualcosa. Io per venire da te, fratello, devo lasciare questo altare, capite? Perciò, ecco, la prima cosa, addirittura questi due discepoli, Andrea e Giovanni, nel Vangelo di oggi, hanno lasciato il loro maestro, il Battista, con cui hanno vissuto non so quanto tempo. Vi rendete conto? Lasciare il maestro per seguire poi Signore Gesù. Capite? Mamma mia, non è facile. Allora, la prima domanda è questa. Che cosa ti blocca per andare verso Gesù? Gesù ti chiama, vieni, vieni. E la prima vocazione, carissimi, è già la creazione, la tua creazione. La tua creazione. Santi dicono che il tuo io è già una vocazione, perché il Signore ti ha creato. Vieni. Ma per venire, guardate, noi viviamo in una società in cui facciamo fatica ad fare discernimento e lasciare le cose. No, vogliamo portare tutto, capite? Tutto. Adesso, ecco, ho visto un filmato di un aereo russo che nel 2000, mi sembra, 13, ecco, ha preso il fuoco, c'erano circa 80 persone, 41 morti, e una trentina si è salvata. Ma perché sono morti? Perché attraverso atterraggio ha preso il fuoco, e quelli che erano prima, perché il fuoco ha preso nella parte posteriore, ecco, cercavano di portare ancora i bagagli, capite, di prendere tutto, hanno bloccato quel passaggio, e alla fine 40 dei loro amici, alcuni anche familiari che erano dietro, sono morti. E noi ci comportiamo così, capite? Il mondo adesso ha preso il fuoco. E non è finita qua, perché si vede che il mondo sta bruciando, la società sta bruciando da tutti i punti di vista. E non sto intendendo solo il coronavirus, ma la nostra società sta bruciando, le nostre relazioni familiari, economiche, lavorative, culturali, capite? E adesso non è il momento, carissimi, di prendere tutti i bagagli, tutto ciò. No, adesso tu devi essere molto essenziale. Prendi la tua anima, prendi il tuo corpo, capite? Prendi l'anima della tua famiglia che è da difendere. E Gesù dice, vieni, vieni, lascia tutto. E poi la seconda parola, ecco, seguimi. Seguimi significa fare la sequela di Gesù. La sequela non è solo di mettersi dietro a Gesù per accompagnarlo nelle sue peregrinazioni. No, no. La sequela di Gesù vale molto di più. La sequela di Gesù significa tre comunioni con Gesù. La comunione di vita, che la mia vita corrisponde alla sua. Non è così che io a messa sono in comunione di vita con Gesù, ma finisce la messa sono un altro uomo. No, la sequela di Gesù, la prima, comunione di vita. La seconda, la comunione di missione. E qual è la nostra missione? Quella di Gesù, di salvare gli uomini, cioè di fare fratellanza, di diventare fratelli gli uni con gli altri, per tutti tornare alla casa del Padre. Capite? Perciò non puoi pensare a te stesso, di salvarti, se dietro, nella coda, si bruciano le persone. Capite? Queste persone sono i nostri fratelli. Perciò anche noi, carissimi, in questo incendio che stiamo vivendo, dobbiamo guardare un po' gli uni gli altri, perché le persone stanno perdendo lavoro, perché hanno ansia,
pensate che ci sono ad esempio 10 milioni di italiani malati di depressione che prendo, che sono scritti come curati, capite? Come quelli che vengono seguiti dai medici, 10 milioni. Aiutare queste persone che hanno delle ansie, che hanno delle paure, capite? È facile adesso lasciare ad esempio Milano o piuttosto che una città un po' infettata come la nostra e andare verso la sua casetta, non so, in montagna e scomparire, capite? Questo non è seguire Gesù, perché seguire Gesù significa seguire questa persona in cui Gesù adesso è malato, ha paura, Gesù che ha paura, Gesù che non ha lavoro, Gesù che soffre fisicamente. Questo è seguire Gesù, capite? E perché ci sono queste tre comunioni nella sequela di Gesù. Ripetiamo, comunione di vita, comunione di missione e comunione di destino, di destino. E Gesù, ecco il destino di Gesù, va a morire per i fratelli, poi risorge nella gioia, ma attraverso la morte, ecco il nostro destino, e poi la risurrezione finale. Questa è la sequela di Gesù, che si chiama proesistenza di Dio. Pro significa in favore. Dio esiste, ma io devo essere pro, cioè in favore, a favore di Gesù, di questo stile di vita, di questa missione e di questo destino. Proesistenza è un termine importantissimo nella teologia, soprattutto ecco, descritto da un grande teologo, Casper. Infatti, perché noi guardiamo esistenza di Dio, se Dio esiste o no, per noi, carissimi, il problema è diverso. Se io credo nella proesistenza, cioè che io sposo ciò che Dio mi ha lasciato per essere un altro Cristo nel mondo, capite? Se Dio esiste o non esiste, cosa cambia? Cambia quando io credo nella sua proesistenza, cioè divento come un altro Cristo nel mondo, allora mi salvo, capite? E poi, ecco, vieni, seguimi e ti farò pescatore, ecco, di uomini. Pescare gli uomini, incredibile. Pescatore di uomini, cosa vuol dire? Quando tu stai pescando un pesce e lo prendi, il pesce muore, capite? E noi quando peschiamo uomini, in questo senso che pescare a Gesù, la gente dice non pescarmi, non evangelizzarmi perché io voglio vivere, capite? La gente pensa che quando viene a incontrare Dio muore, cioè questo stile di vita di cristiano. Io guardo sul mio Facebook quanti miei amici, ecco, non mi seguono più, amici del mondo, capite? Perché si sono spaventati, dicono no, tutte queste preghiere, queste messe, è una morte per me. Invece là c'è la vita, c'è un cambio di prospettiva. Il pesce fuori dall'acqua muore, l'uomo inizia a vivere fuori da questa acqua del battesimo, capite? Ecco, ci immergiamo come uomini vecchi che muoiono e poi ci emergiamo per vivere in Gesù. Ecco, questa è la prospettiva che volevo lasciarvi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dopo il Vangelo. Il Signore benedice chi lo teme, benedice piccoli e grandi. Alleluia. Ecco, carissimi, adesso leggiamo le vostre preghiere che avete scritto. Preghiamo per il Santo Padre perché ci aiuti a comprendere in che cosa consiste la sequela di Cristo e ci aiuti ad avere questa comunione di vita, comunione di missione e comunione di destino con Gesù. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, insegnaci ad amare la Tua parola. Gesù, non ti stancare mai di chiamare i Tuoi figli.
Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, ti vogliamo ringraziare per la vita di Martina oggi nel giorno del suo compleanno. Benedici la sua fede, la sua famiglia, i suoi progetti e con lei ti affidiamo tutti i giovani, soprattutto i figli lontani da casa in questo momento. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, perché in questo momento di buio, di angoscia, di tristezza, che alcuni di noi vivono in maniera molto importante, non lasciarci soli, ma accompagnaci e sostienici e dacci la soluzione al nostro modo di pensare. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo, Signore Gesù, l'anima di Suor Bruna, che ci ha accompagnato molti di noi nella nostra giovinezza, e tutte le suore che in questi giorni sono salite al cielo. In particolare per Marco e per Davide, per tanti altri nostre persone che conosciamo e per cui si sono affidate le nostre preghiere. Per tutti loro, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti vogliamo affidare in modo particolare Antonella a Roma, intubata. Ti preghiamo per il piccolo Marco in rianimazione e ti ringraziamo perché hai ascoltato le nostre preghiere per il piccolo Leonardo. Per questo ti ringraziamo. Ascoltaci, Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso, carissimi, scambiamoci un segno di pace. Della vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella sua varia ricchezza e hai disposto l'avvicendarsi delle stagioni all'uomo plasmato con sapienza a tua immagine. Hai sottomesso ogni creatura vivente affidandogli tutte le meraviglie dell'universo. Dalla terra lo avevi trattato, ma rigenerandolo nel battesimo gli hai infuso una vita che viene dal cielo. Da quando l'autore della morte è stato sconfitto, per l'azione redentrice di Cristo l'uomo ha conseguito il dono di una esistenza immortale e dispersa la nebbia dell'errore ha ritrovato la via della verità. Riconoscenti e ammirati per questo disegno di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, il Signore.
così, tuo Padre, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. E riofrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Siamo il popolo del libro, ma della parola, perché la parola è una cosa attuale che avviene adesso e che ti aiuta ad attraversare il momento impossibile. Pensate ad esempio ad Abramo, a 75 anni, alla moglie sterile, e Dio gli dona la parola dicendo: guarda, lascia il tuo paese di Ur e vai davanti, e la tua discendenza diventerà più numerosa di queste stelle che tu vedi sul cielo. È possibile? Hai 75 anni, hai la moglie sterile, una cosa del genere, e Abramo lo fa, e veramente avviene questa cosa. Prendiamo Maria, ecco, angelo Gabriele porta la parola di Dio nell'annunciazione. E che cosa succede? Che impossibile si fa possibile, cioè dice che lei come donna può partorire figlio senza uomo, perché questo vuol dire partorire come vergine. Sei capace di fare una cosa del genere, cioè avere la gravidanza senza uomo? La parola lo fa possibile. Guardate, ecco San Pietro che cammina sulle acque, sulla tua parola io andrò, e camminava. Perciò vedete,
Noi abbiamo un sacco di situazioni impossibili da vincere nella nostra vita, ma Dio, Gesù, è la nostra parola attuale. Allora abbracciamola e chiediamo in questa Santa Messa e in questa preghiera che arrivi una parola che ci aiuti ad attraversare questo momento della nostra vita, anzi, che diventi anche una seconda, terza chiamata, vocazione verso cui andremo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco, tra poco riceveremo la comunione spirituale, carissimi. È importante adesso proclamare Gesù il mio Signore, non solo il mio Maestro, che mi parla attraverso le prediche, attraverso gli insegnamenti, ma il mio Signore, l'unico Signore della mia vita. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Thank you.
preghiamo. Guarda con bontà il tuo popolo, Dio, e poiché lo hai rinnovato con gli eterni misteri, guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, vi do qualche avviso. Vi ricordo che se volete partecipare ai nostri incontri di formazione, di atelier, potete, ecco, scrivere la vostra mail. Questa mail è info@gloriosatrinita.net. Ecco, così vi contatteremo e potete partecipare nel nostro sistema chiuso per gli amici, sistema di preghiera, di formazione e anche di condivisione, chiamato atelier. Per quanto riguarda l'adorazione, la faremo domani alle 21:57, allora vi invito di cuore e poi vi daremo altre informazioni. Senz'altro faremo anche adorazione giovedì, sempre alle 21:57. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Si benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Il volto tuo risplende in me.